in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Caffè Domingo, DS Service, Spazio Relax, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Salve a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti a una nuova puntata di In Cucina con lo Chef, con me Bene. Nicola Vizzarri. E con me Maria Di Staso. Bene, oggi Chef è lunedì, sì. Quindi come ogni lunedì noi proponiamo la ricetta street food, lunedì un sì. po' traumatico per tutti. Certo, cerchiamo di addetare. Cerchiamo appunto quanto più possibile di tirarci su con una delle tue proposte. Bene, oggi prepariamo come street food una cipollata leccese, quindi è una focaccia farcita ripiena, sì. Sì, con abbondante cipolla che viene prima diciamo cucinata un po' in padella con qualche fetta di acciuga, qualche oliva, pomodoro, abbiamo qualche cappero sotto sale e origano. Quindi iniziamo belli carichi. Olio d'oliva. Bene, perfetto. Appunto Bene. È tipica del Salento. Abbiamo per questioni di tempo già fatto un impasto, la classica impasto di pane o di pizza. Per avvantaggiarci sì, sì. con i perfetto. Tempi. Possiamo farla anche con un po' di farina integrale, quindi 50% di farina zero e 50% di farina integrale. Intanto mettiamo un po' di olio. Extravergine oliva, sì. andiamo a tagliare le nostre cipolle sperando di non piangere. Sì, infatti chef, vorrei chiederti ma esiste qualche accorgimento per evitare cascate di lacrime? Ma, durante... Di solito bisogna tenerle, dicono, in acqua corrente un po', una volta che si puliscono in acqua corrente un po', però dipende sempre un po' dalla cipolla. Dalla cipolla, sì, vero. Sì. Poi quando si è anche un po' fuori allenamento. Beh, poi io ho degli occhi non per qualcosa ma molto, molto sensibili. No? Sensibilissimi, comunque è una sostanza che comunque se lascia sì. piangere comunque nello stesso tempo apporta forza ai nostri occhi. No? Nicola, allora, vedo che stai utilizzando appunto la cipolla bianca. Certo. Perché poi ne esistono diverse, sì, no? Abbiamo quella dorata, quella rossa, certo. E quindi bianca è l'ideale per questo sì, tipo di, sì. di focaccia. Certo, abbiamo poi quella rossa che maggiormente si adopera con quella di tropea vero? Perché è tendenzialmente più dolce, quindi meno forte, si può mangiare anche cruda. Poi quella dorata per cucine un po' più robuste e più sostanziose per salse. Io personalmente amo la pizza con la cipolla, chef. La pizza, la focaccia e devo dire che la digerisco anche abbastanza bene, magari bene. Per molti non è così. Ho capito. Vabbè, dipende anche un po' dalla cottura, vero, dalla stagionalità della cipolla, sì, dipende anche un po' dal nostro corpo, ecco. Sì. Perché alla fine... Anche perché appartiene alla stessa famiglia dell'aglio la cipolla, sì, vero? Sì, certo. Mettiamo qualche cappero, qualche filetto di acciuga. Ci tengo a dire comunque che la cipolla ha innumerevoli proprietà certo. Benefiche, terapeutiche, Bene. Sono alleate della nostra salute e contengono dei composti solforati di cromo che appunto regolano gli zuccheri nel sangue, il numero di trigliceridi, Vedi? Riducono il colesterolo. Evitano appunto problematiche a livello di pressione arteriosa, quindi le cipolle oltre ad essere buonissime, saporite, certo. sono anche certo. benefiche appunto. A me piacciono anche molto gratinate, no? Sì, anche. Le belle si sbollentano, poi una bella panur aromatizzata, a me piace pure così. E beh, poi la cipolla un po'... Si presta un po' a tutto, tutto sì. sì. Ecco qua, finiamo di... Metto anche un po' i nostri pomodorini. Facendo questo passaggio andiamo ad insaporire di più ancora di il condimento, più... sì. Poi vedi? I sapori. Tutto nel nostro piano in Decton. Veramente. Facciamo di tutto dei su mille questo usi. Piano. Veramente quando si arriva tardi, si ha poco tempo, sì, prende il tagliere, sì. toglie. Invece si cucina, si taglia, si frigge, si fa tutto. Aggiungiamo con la nostra base, mettiamo un po' di olio. Olio. Cominciamo a prendere il nostro impasto,
bagniamo un po', togliamo le mani, sì, sennò, e poi cominciamo a stendere piano piano, rigorosamente le mani pulite. Sì. Poi non facciamo altro che farcire con questo bel condimento, che solo a guardarlo. Profumato. Vedi, poi basta colorato, lasciarlo cucinare un po'. Sì, possiamo buttarci anche due spaghetti, due rigatoncini, una cacia. Non è detto che quello che facciamo va solo bene per una cosa, no? Sai, chef, io ho degli amici giù in Salento che mi raccontano che loro di primo mattino mangiano già questa prelibatezza. Infatti lo si trova nelle prime ore mattutine in tutti i forni. In tutti i forni, vero? Sì, del territorio ovviamente. Sì, perché salentino. Sì. Beh, l'Italia è bella perché ogni regione ha qualcosa da esprimere, ha qualcosa da dare. E perciò siamo invidiati un po' in tutto il mondo. Invidiatissimi per la nostra cucina. Certo, che ogni regione ha la sua particolarità. Ecco qua, cerchiamo di stendere anche l'altra per poi coprirla. Questa sarebbe poi la parte, diciamo, che andrà a coprire. Andrà a ricoprire. Sì. Mettiamo un po' di olio. Sì, giusto per non farlo attaccare, anche perché poi sarebbe difficile stenderla sopra il condimento. Sì. No? Quindi la stendiamo prima. Sì, riusciamo a stenderla prima, vedi? Molto elastica. Una volta che l'abbiamo stesa, finiamo di. E poi inforniamo 200 gradi per una trentina di minuti. Ok, andiamo un attimo a farcire. Guarda che bella. Certo, appena dopo fatto colazione cominci a fare iniziare una bella così la giornata. Giornata. Vabbè, dipende da cosa si deve fare, no? Se non si hanno incontri, incontri ravvicinati, diciamo che certo va bene. Beh, questo era comunque, fanno parte della tradizione popolare, quindi del contadino che andava a lavorare la terra, sì, no? Vabbè, tutti i prodotti della terra, cioè tutti i prodotti contadini, no? Quindi con poco riuscivano a farsi questo bello spondino. Infatti ci sta una grande rivalutazione. Bello nutriente. Questa. Guarda che bello. La possiamo lasciare anche così volendo, sì, poi dipende un po' dalle. Guarda così. E andiamo sopra. Ok. Oh. Poi andiamo a sigillare poco poco. Sigillare. Ecco qua. Non dobbiamo fare altro che infornarla e attendere il giusto tempo di cottura. Bene. A tra poco. Eccoci, bentornati. Bene, allora, Maria, Nicola, abbiamo, il profumo della cipolla regna sovrano qui dentro. Abbiamo sfornato, attendiamo qualche minuto, un paio di minuti per lasciarla, diciamo. La facciamo riposare? Riposare, sì, l'abbiamo già fatta noi per questione di tempo. Ecco qua. Ma che bella. Bella, ma che profumo. Eh sì. Andiamo, tra virgolette, a tagliare questa meraviglia, guarda che bella, se si vede a favore di telecamera la farcitura. Sì, con coltello, bisogna farla riposare ovviamente qualche minutino perché adesso è troppo calda, però noi ci stiamo ubriacando con questo profumo. Il profumo, va un attimo, senti che profumo. Benissimo, io non aggiungerei nient'altro. Nulla. Perché nulla. Quando lo si fa, solo così si riesce a percepire i profumi e la voglia di mangiare, no? Quindi scaturisce un bouquet di odori indescrivibile. Anche perché c'è tutta la mediterraneità, no? Sì. Cipolla, alici, olive, pomodorino, origano. Possiamo aggiungere del basilico, cioè poi ognuno se la può personalizzare come vuole. Bene Nicola, ci hai risollevati questo lunedì, adesso è più dolce come la cipolla appunto. Perfetto. Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.
Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Caffè Domingo, DS Service, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, ESI Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,